Salve a tutti, mi chiamo Andrea Pece e sono un fisioterapista. Per lavoro sono abituata ad interagire con le persone che mi contattano per risolvere problemi e per disturbi di varia natura. Quindi sono abituata ad attivarmi per eliminare o ridurre le occasioni di sofferenza e sono onorato di farlo. La comunicazione delle proprie esigenze e delle proprie istanze è un diritto sacrosanto di ogni cittadino e pertanto trovo vergognoso che in un paese sedicente civile, nel caso delle persone sorde, sia nata una vera e propria discriminazione all'interno delle istituzioni. Per chi non lo sapesse, i sordi che entrano nelle istituzioni hanno necessità di avere un interprete, che sono poi costretti allo stato attuale a pagare di tasca propria. Intendo battermi personalmente per abbattere questo atteggiamento discriminatorio all'interno del Comune di Roma. Il Comune dovrà necessariamente dotarsi di interpreti, anche per attuare l'articolo 9 della legge 104, assumendoli, che siano presenti negli uffici comunali e che, in caso di necessità, possano tradurre coloro che dovessero richiederne l'intervento. Nello stesso modo, il Comune dovrà dotarsi di personale atto a soddisfare le richieste dei cittadini che dovessero necessitare di un supporto per comunicare o per potersi recare in un ufficio comunale. Occuparsi di queste problematiche, spesso dimenticate a favore dei numeri e dei mercati, e risolverle è la cifra di una capitale veramente civile e non solo sulla carta. Ogni cittadino deve obbligatoriamente poter accedere ai servizi e alle istituzioni al meglio delle sue possibilità e con tutto il supporto necessario. Una capitale degna di questo nome e soprattutto degna di un paese come l'Italia, con la sua storia e la sua cultura dell'accoglienza e del rispetto per il prossimo, deve attivarsi per abbattere ogni barriera che impedisca anche solo a uno dei suoi cittadini di far sentire la propria voce nelle istituzioni. Nel caso in cui un cittadino abbia un deficit comunicativo o uditivo, è la capitale e sono le istituzioni a dover prestare necessariamente la voce e l'udito ai cittadini. Questo significa civiltà, questo significa umanità, questo significa amore per il prossimo. Questo d'ora in poi deve significare Roma. Grazie. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta.